Uno di quei risultati che, come si suol dire, si commentano da soli. Il Torino ha funzionato a dovere, ha operato con scioltezza, con lucidità. Ha fatto valere il suo gioco di prima, soprattutto. Degni di nota il ritrovamento di Schachner e la doppietta di Hernandez. Nella Lazio si è visto poco, al di là dell'impegno. Si è notato un eccessivo isolamento di Giordano, non assistito a sufficienza dai compagni. Negativa la prova di Lautrup. Il primo gol all'ottavo minuto. Dossena parte in contropiede da centrocampo. Lancia Schachner che avanza, evita il portiere Orsi in uscita e in sacca di destro. Il raddoppio dei Granata al 29esimo, passaggio di Selvaggi al centro dell'area per Dossena, Orsi esce dai pali ma Dossena lo anticipa e segna. Nella ripresa le due reti di Hernandez. Al 18esimo c'è un fallo di Miele su Selvaggi. L'arbitro Menicucci decreta il rigore a favore dei Granata e l'argentino trasforma. L'ultimo gol a due minuti dalla fine, su azione personale di Hernandez. L'argentino appunto riceve il pallone su una respinta della difesa laziale, vede Orsi fuori dai pali, fa partire un tiro a pallonetto che si insacca all'incrocio dei pali ed è stato anche questo un gran bel gol, ho concluso da Torino.